Chi sono io? Io sono Luca, Mario, Cesare, Marianna, Carla. Un essere umano che ha paura di sentirsi giudicato, che fa fatica ad esprimere i propri sentimenti. Un uomo insicuro. Una donna spaventata e confusa. Mi piacerebbe essere riconosciuto, non sminuito. Sono deluso, arrabbiato. Mi sento abbandonato e ansioso se penso al futuro. Pieno di sensi di colpa, schiacciato dai miei pensieri. Ho perso le persone che amavo, non ho più fiducia in me, non ho più fiducia in nessuno al mondo. Sono sensibile, fragile, non vedo le mie risorse, ho bisogno degli altri, ma li allontano. Sono un manipolatore, un egoista, segnato dal mio passato in modo indelebile. Sono solo un peso, per me e per gli altri. Sono fatica, fatico a dire, fatico a fare, fatico a riconoscere, fatico a sentire le mie emozioni. Questo sono io oggi, io sono il mio passato. Sono il bambino degli anni lontani, sono il bambino che aveva dei sogni mai raggiunti. Sono il mio presente, un presente totalmente diverso da quello che da bambino avrei voluto per me. Chi era quel bambino? Fabio era un bambino arrabbiato e triste. Non capiva perché la madre lo lasciasse con i nonni e non avesse tempo per lui. Alex era un bambino che doveva star buono affinché i suoi genitori stessero tranquilli. Cesare, un bambino che ha imparato a mostrarsi forte e nascondere le lacrime, piangeva in bagno e poi si mostrava spavaldo come il mondo in cui viveva gli chiedeva che fosse. Marianna era una bambina annichilita da quando le era stato strappato addosso l'abito confezionato dalla zia, a cui teneva tanto, ma che non era quello che piaceva alla madre. Quali erano i sogni lontani di quei bambini lontani? Ma in fondo un sogno lo avevano davvero? Luca ha sempre sognato di costruirsi una famiglia per riparare il suo passato e l'assenza di affetto. Fabio sognava di diventare informatico, di iniziare a sentire le emozioni, di sentirle dentro. Cesare voleva inseguire i suoi sogni. Mauro sognava i baci e gli abbracci, quelli che non ha mai avuto. Sognava di potercela fare e di mostrare agli altri tutto il suo valore. Forse il sogno di Alex era un buco nero, perché altro non poteva esserci, perché intorno a lui risuonava una frase: «Io sto bene finché fai quello che io voglio che tu faccia». Cesare sognava di diventare papà e dare tutto l'amore che non aveva ricevuto. Io sono Luca, Alex, Aldo, Mauro, Cesare, Carla, Marianna. E questi erano i miei sogni finché non li ho lasciati. Mi sono illuso di sognare altro, mi sono fatto andare bene altre cose, dimenticandomi proprio della parola sogno. Ho avuto la necessità di non sognare più e di accontentarmi di ciò che ho trovato, di ciò che mi hanno venduto come dovere o come potere. Io sono Luca, Alex, Aldo, Mauro, Cesare, Carla, Marianna. A me, da bambino, è stato interrotto il sogno, la possibilità di sognare. Ho svenduto i miei sogni. Ora che vedo cosa è accaduto e cosa ne è stato di me, provo un'infinita tristezza. E ho tanta voglia di avvicinarmi a quel bambino solo che ho tradito per farmi raccontare i suoi sogni, i suoi bisogni, per poter riprendere il filo, per completare la tela della sua vita, della sua vita, della mia vita. In comunità stiamo comprendendo che si può tornare ai propri sogni, riprenderli, ritrovarsi, rispecchiarsi, proprio lì dove si è creata la grande ferita che dai nostri sogni ci ha allontanati. Io sono Luca, Cesare, Alex, Marianna, Carla. E mi figuro la guarigione come un ricongiungimento a una parte di me, quella più essenziale, che ho snaturato e che mi rende unico, che sono stato costretto ad abbandonare o che non ho avuto il coraggio di difendere abbastanza, o entrambe. Ora non voglio riaccada più. Ho cominciato a comprendere che la via da perseguire è quella dell'integrità. Comprendo che ciò che mi serve ricercare è la completezza, che non va ricercata fuori, ma dentro di me, perché ha valore solo se la sento dentro di me. Questa è la via, per lasciare andare quella vulnerabilità, a cui però a lungo sono stato affezionato. Vorrei sentirmi finalmente individuo, indiviso, anche se questo è il traguardo a lungo termine. Ora cammino con le spalle strette, piene di ciò che il mio passato mi ha dato, consapevole di ciò che mi manca e con lo sguardo rivolto in avanti, dove posso ora finalmente guardare, verso i miei sogni, verso me,
portandomi per mano quel bambino che ho reincontrato.